Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Ma che sorpresa, è mercoledì, non c'è Debbie, ma ci sono io. Perché? Tanto ormai l'avete già capito, dalla copertina, dal titolo. Io sono elettrizzato perché oggi per me si avvera un sogno, cioè quello di fare un'intervista, noi del Pit, con Gianmarco Zagato. Io non vedo l'ora che il mio compagno di avventure paranormali arrivi qua di fianco a me. Risponderemo ad alcune domande di quelle che ci avete fatto su Instagram in questi giorni. Usciranno ben due video con alcune domande sul nostro canale del Pit e le altre sul canale di Gianmarco Zagato. Questo sarà solo l'inizio, perché quello che uscirà nei prossimi giorni sarà davvero allucinante. Bando alle ciance, iniziamo l'intervista doppia. Bene ragazzi, qui è la voce dell'aldilà che vi parla. Nome? Paolo. Gianmarco. Cognome? De Matteis. Zagato. Ovviamente il cacciatore di fantasmi, anche lo youtuber, ma principalmente il Ghost Hunters. Professione youtuber al 100%, influencer, web star e drama star. Arianna. Com'è stata la prima volta che vi siete visti e avete fatto l'indagine a casa di Gian? Beh, è stato bellissimo, bellissimo, e incontrarsi è stato meraviglioso, sia soprattutto dal punto di vista umano, invece dal punto di vista lavorativo è stata un'esperienza incredibile che mi ricordo ancora bene adesso, alcuni avvenimenti che sono successi e sono ben fermi in questa testa. Davvero delle cose molto inspiegabili e molto forti. È stato veramente molto particolare. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto la prima indagine insieme, io ero un sacco a disagio e ho cominciato a guardare i ragazzi come lavoravano, come svolgevano la procedura di indagine, tutte le apparecchiature, e a un certo punto mi sono reso conto che era veramente tanto interessante stare lì e prendere in mano questi oggetti e tutti i loro strumenti. E se all'inizio ero un po' restio perché volevo lasciare fare il loro lavoro, a un certo punto mi sono rotto le balle, ho cominciato a fare domande anch'io alle entità, ai fantasmi, ho cercato di avere un'interazione, di parlare. Ero un sacco gasato quando abbiamo finito l'indagine, tanto che ho chiamato immediatamente mia sorella Giulia, le ho raccontato tutto quanto, lei era gasatissima. Poi ho scritto dei messaggi nel gruppo con le mie cugine, Luna e Nicole, loro stragasate. E appunto dopo la prima indagine è stato un escalation che li ho portati a casa mia, nella mia casa delle vacanze. Fantastico. È stato veramente fantastico. I manzi del Pit fanno una domanda molto particolare. Quanti oggetti maledetti per Gian da indagini per Paolo vi siete riportati a casa? Quanto dura questa intervista doppia? Tantissimi. Infatti svelo un po' il segreto mio di Debbie, nel senso che è da anni che stiamo collezionando oggetti raccolti in tantissime indagini un po' in tutto il mondo. Oggetti maledetti o no, non lo so, infatti so solo che Debbie non vede l'ora che io apra un museo dell'occulto, perché non vuole più che li tengo in casa. Tra l'altro, uno di questi oggetti maledetti, non so se vi ricordate, è un pupazzo e lui dovrebbe saperne qualcosa, perché l'abbiamo preso al manicomio di Aguscello. Allora, io tutti quanti i miei oggetti maledetti, tanti paranormali strani, tavole Ouija, planchette varie, bambole, le tengo tutte quante nella mia casa delle vacanze. Infatti in vari video dico che se trovo degli oggetti particolari che non voglio tenere a casa mia, vanno a finire direttamente nella casa delle vacanze. Quindi c'è una credenza che l'ho mostrata forse in uno degli ultimi video, e lì tengo tutte le mie cose, compresa la bambola Anita e la tavola Ouija, è tutto quanto lì, anche la lettera maledetta è lì. Try Theory chiede: cosa vi ha spinto a collaborare oltre all'indagine nella sua casa estiva? Beh, sicuramente il feeling primordiale, quindi veramente una stima reciproca per quello che facciamo, e poi soprattutto perché Gianmarco dal primo momento mi è sembrato uno che ha lo stesso obiettivo del film, cioè accettare sempre le sfide. Allora, dopo la prima indagine fatta insieme, dove io ero andato dai ragazzi del Pit, lì è partito un casino. Tutti quanti, i fan, i miei follower, i loro follower hanno cominciato a chiedere
i Pit devono andare a casa di Gianmarco, i Pit devono andare a casa di Gianmarco. E io da sempre, dall'inizio, sono stato incuriosito dalla casa delle vacanze, appunto, la mia casa infestata, le nato, le noci, bla 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 bla. E era l'occasione migliore, cioè io non potevo lasciarmi scappare l'occasione di avere dei veri Ghost Hunters con la loro attrezzatura, esperti, che hanno visto praticamente alcuni dei posti più maledetti al mondo. Cioè non potevo non averli a casa mia, quindi quando gli ho scritto un messaggio loro erano più che propensi di venire. E in più la prima indagine c'è stata una cosa pazzesca, perché noi siamo andati in questo posto abbandonato, raga, vi assicuro che non ce l'aspettavamo, e abbiamo trovato dei riferimenti palesi alla mia casa delle vacanze, il noce e la scritta MB, il che era talmente eclatante che non si poteva non fare questa collaborazione. Serena Graziani entra nel professionale chiedendo: da cosa è nata la vostra passione per il mondo del paranormale? C'è stato qualche episodio che vi ha portato a credere? Tutto parte da una curiosità di fondo gigantesca. Fin da bambino sono stato una persona che ha sempre voluto toccare con il dito le cose, e quindi diciamo che ho una grande passione per quello che è il mondo del videomaking, quindi del comunque tenere una videocamera in mano e filmare. E l'ho voluta unire al fatto che da sempre il nostro paese è pieno di leggende, pieno di misteri, e quindi volevo andare a raccogliere dati su un mondo che ha ancora tante domande e che aspetta delle risposte. Sulla seconda parte della domanda, ci sono tanti episodi che non mi portano a credere, ma ci sono tanti episodi che mi dicono che sono sulla strada giusta, che c'è ancora tanta ricerca da fare, ma che quel mondo è troppo affascinante per abbandonarlo. Allora, la passione è nata, non lo so onestamente, perché io da quando sono piccolo che sono veramente una persona curiosa, sono sempre stato curiosissimo di tutto ciò che riguarda il paranormale, l'inspiegabile. E quindi io sin da piccolo guardavo film horror a manetta, guardavo tutti quanti i programmi che riguardavano le indagini, cioè i ragazzi del Pit io li guardavo in televisione quando erano su Mistero, Italia 1, cioè io li guardavo lì, per dirvi. Tutto questo è sempre stato parte di me. Alla fine fa parte dell'uomo comunque essere curiosi. La curiosità penso che mi abbia sempre dato la possibilità di sviluppare anche molto la mia creatività. Baccarin chiede: nei video sembrate senza paura, ma è veramente così? Meno male che non rispondo io. No, in realtà nei video si vede anche che spesso invece ci sono dei momenti in cui la paura, diciamo che non prende il sopravvento, ma arriva e si fa sentire. Soprattutto Debbie ne sa qualcosa. Cerchiamo di controllarla, e alla base di quello che facciamo noi, la paura deve esserci, perché la paura ti dà un metro di giudizio, ma non deve mai prendere il sopravvento sulle cose. Poi non lo so Gian che cosa risponderà, però io ad esempio mi ricordo bene il suo urlo alla colonia di Peveragno. Lì forse la paura ha preso un pochettino il sopravvento. Allora, no. Cioè secondo me nei video invece si capisce palesemente quando ci sono dei momenti dove siamo comunque molto in tensione, o almeno io credo di essere stato veramente palesemente in tensione in varie indagini, in vari momenti. I ragazzi del PT li vedo sempre molto attenti, loro sono sempre pronti a qualsiasi cosa. Secondo me loro non è che si spaventano tanto, più che altro loro sorpresi. Cioè loro è proprio sorpresa, io invece mi scacco addosso tante volte. Però la mia curiosità sapete che viene sempre prima della paura, quindi sì, mi cacco addosso tante volte. Giorgia Collerà: cosa c'è in comune tra di voi nel vostro carattere? Allora, che domanda da un milione di dollari. Penso che ci sia l'intraprendenza, la voglia di scoprire cose nuove, il mettersi in gioco e la stravaganza. Secondo me in comune abbiamo la curiosità, tantissimo, la voglia di scoprire, la voglia di sapere, la voglia di creare cose nuove. Io vedo sempre che quando siamo insieme, ma anche con Luca e Katie, c'è proprio un, non so come spiegarlo, però quando siamo in gruppo viene fuori un sacco di creatività, un sacco di idee, un sacco di curiosità. Abbiamo sempre idee nuove, siamo secondo me delle menti molto attive. Secondo me c'è proprio la creatività che ci tiene in comune molto. Giada Russo chiede:
Creare un canale YouTube è stata una decisione per svagarsi, fra virgolette, e far qualcosa che vi piace, oppure per far conoscere il mondo del paranormale, magari anche cercando di dar prova a persone che non credono? No, per me aprire il canale YouTube era proprio una vetrina verso il mondo, perché alla base di quello che facciamo c'è la voglia di condividere quello che facciamo. Io lo trovo una figata il fatto che vado in giro, racconto storie incredibili, ascolto testimonianze incredibili, faccio ricerche un po' particolari sul mondo del paranormale, ed è bellissimo il fatto che poi posso condividerle con voi e da lì si creano dibattiti che non possono far altro che continuare a crescere, continuare a sperimentare, continuare a fare della ricerca. Sul usarlo come dare prova alle persone che non credono non è la priorità, non è la priorità. Io ti mostro dei dati, poi sei tu che decidi come interpretarli. Io quando ho aperto il mio canale l'ho fatto, cioè non è stato per gioco e nemmeno per svagarsi, però è partito tutto quanto effettivamente da uno scherzo. Era la mia festa di laurea, molte persone ormai sapranno già questa storia, però è divertente da riraccontare. Era la mia festa di laurea e tutti quanti continuano a chiedermi cosa farei adesso, cosa farei adesso, cosa farei adesso. Cioè veramente una domanda stupida che mi ero rotto le balle di rispondere, e a un certo punto ho cominciato a rispondere a tutti quanti: adesso apro un canale YouTube. Cioè proprio come, tipo, voi dovevate vedere le facce delle persone quando io dicevo adesso apro un canale YouTube. Era novembre, tipo era metà di novembre, io ero proprio, mi ero appena laureato, mi fermavano la gente per strada: cosa farei adesso dopo la laurea? Mi apro un canale YouTube. Così serio, ma proprio serio. Ma avevo cominciato a dirlo come sorta di presa in giro. Cacchio raga, però dopo un po' questa idea si è talmente tanto consacrata, non consacrata, si è talmente tanto fissata nella mia mente di dirlo come risposta, che a un certo punto mi sentivo quasi in imbarazzo a non aprire questo canale. E il primo gennaio io ho aperto il mio canale del 2016, io ho aperto il mio canale e non era fatto per svagarmi. Io sapevo che volevo farlo in una maniera molto, cioè come la volevo io. Siccome io sempre guardo tantissimo YouTube America, sapevo quello che mi piaceva e io ho portato le cose che mi piacevano, le ho messe nel mio canale. Il discorso del paranormale era una parte di me, perché nel mio canale non c'è solamente il paranormale, non ci sono solamente i fantasmi, le cose misteriose, ci sono io. Il mio canale rappresenta me al 100% ed è tutto quello che mi interessa. È come se fossi io sotto forma di canale YouTube. Sub0120. Con chi vi piacerebbe collaborare per un prossimo video? Allora, assolutissimamente mi piacerebbe fare un viaggio lontano in qualche paese ricco di leggende con Human Safari. Lui è la persona che mi piacerebbe tantissimo fargli provare un'esperienza insieme a noi. Questa è una bella domanda, perché io ho fatto alcune scelte in passato di collaborazioni che avrei preferito evitare, però questo è un altro discorso. Però sono sempre stato dell'idea che la collaborazione dal punto di vista di YouTube deve essere funzionale, non può essere solamente per il oh mio Dio tu mi passi un po' di follower, oh mio Dio tu mi passi un po' di iscritti. Però vorrei sempre, sì, anche quello, cioè, perché comunque l'obiettivo delle collaborazioni è sia creare qualcosa di nuovo, sia anche farsi conoscere da un pubblico differente. Però assolutamente vorrei collaborare con Marina, Ale Hilton, Sespo, Marta Losito. Con loro sì, mi piacerebbe un sacco, ma ce ne sono sicuramente altri che magari mi sto dimenticando, però sì. Caterina 2505 riporta l'attenzione al CDY chiedendo: com'è stato abitare insieme nel CDY? Allora, io già come sento CDY vado fuori di testa. CDY è stata l'esperienza con la E maiuscola. Ragazzi, il castello, tutto per noi, insieme. 24 su 24 abbiamo creato, abbiamo condiviso, abbiamo pianto, abbiamo sudato insieme, quindi è stato un qualcosa che non ci dimenticheremo mai. Crisi isteriche ce ne sono state tante, ma ovviamente superate alla grande, però è stata un'esperienza incredibile. Il Lattanzio stava già studiando come espugnare altri castelli nella zona, ma l'abbiamo calmato perché era già pronto a costruire catapulte infernali. Però, ragazzi, io vi dico solo, attenzione, perché dal castello c'è una veduta incredibile e noi stiamo vedendo dei progetti all'orizzonte molto grandi.
Allora, stare insieme nel castello degli youtubers per me è stato difficoltoso. Per loro, secondo me, non è stato così difficile. Per me, o forse è stato difficile stare con me perché non sono una persona che tanto è facilmente gestibile. Secondo me io sono sopportabile 24 ore, dopodiché divento veramente una rottura di maroni. Ma me ne sono consapevole. Stare insieme è stato molto divertente per certi aspetti, molto difficile per altri, perché probabilmente non si capisce dai video, però il castello di youtubers era effettivamente un castello antico, non era attrezzato, per alcuni aspetti non era proprio minimamente attrezzato, e prendete una persona come me, che basta che mi togliete il telefono e vado fuori di testa, ecco, così dato che magari certe volte non c'era internet, non c'era campo, dovevo caricare i video, non c'era tempo, c'era un sacco di robe da fare. È stato molto bello stare insieme, è stata meno bella il sopportarmi. Lo so che loro avranno odiato alcuni momenti di sopportarmi, però... Oh raga, sono proprio drama star fino alla fine, ve lo assicuro. Cioè secondo me se lì ci fossero stati un confessionale e delle telecamere di sorveglianza sarebbe venuto fuori il reality show che mi avrebbe da un certo senso rovinato, dall'altro senso mi avrebbe portato al successo planetario per le crisi isteriche che ho fatto. Michela Rizzi, userete di nuovo la tavola Ouija in un'indagine? Allora, non so cosa sta rispondendo The King of Ouija, come lo chiamo io, però secondo voi... Ma assolutamente che sì. Poi non mi fate andare oltre, ma io vi dico solo che da domani su questo canale e sul canale di Gianmarco si scatenerà un inferno incredibile, perché siamo andati in un posto incredibile. Fate molta attenzione a che cosa abbiamo trovato. Allora, assolutamente sì. E è uno strumento che ci è piaciuto tantissimo utilizzare durante un'indagine l'ultima volta nel castello degli youtubers, e tornerà questa settimana, ma mi cucio la bocca. Pit Family, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete like, per chi non l'avesse ancora fatto si iscriva al canale del Pit, sappiate che questa intervista una parte è uscita sul nostro canale, ma l'altra parte vi ricordo tutti di andare sul canale di Gianmarco Zagato, vi metto il link qui in info box. Tenetevi pronti, da domani al mio segnale scatenate l'inferno, preparatevi a una delle settimane più horror di sempre. Vi mando un grosso abbraccio, ciao family.